chiamo Maria Luisa Palazzo e sono titolare di una impresa individuale artigiana MLP Gioielli. E i miei gioielli sono delle creazioni uniche. Io lavoro soprattutto prevalentemente in microscultura, ovvero utilizzando tecniche antiche tra cui la cera persa. Amo molto plasmare, quindi creare dei gioielli che abbiano delle emozioni, che trasmettono un'emozione, sia poi indossata dal cliente che vuole veramente un pezzo unico, che sia quasi, io dico, quasi come un talismano. E questa è secondo me la bellezza proprio dell'artigianalità, cioè riuscire a creare dei pezzi assolutamente unici e particolari, che si distinguono dalla gioielleria classica, tradizionale. Amo più l'oro giallo perché meglio riesce a trasmettere questo senso di antico, di già vissuto. Infatti nei miei gioielli cerco sempre di dare questa sensazione proprio di come se fossero stati trovati in un sito archeologico, e qualcosa di già indossato, e senza però avere, diciamo così, la presunzione di creare o di riprodurre qualcosa di antico, perché sennò bisognerebbe essere veramente rigorosi nel utilizzare tutte le tecniche, ma veramente tutte, che usavano i nostri antenati. Io utilizzo tecniche antiche, non utilizzo per esempio il 3D per una scelta, perché mi piace proprio mantenere quella manualità di cui l'artigiano si avvale per davvero trasportare la propria, un po' della propria anima in quello che realizza. Io ho iniziato questo lavoro che per me era un hobby. Ho iniziato a fare dei corsi e mi si è aperto veramente un universo, un mare magnum di possibilità e di tecniche meravigliose. E quindi ho scelto la strada della passione, di seguire la strada della passione, che secondo me era proprio una strada che mi stava aspettando. Sicuramente il lavoro da cui provenivo mi ha aiutato molto per l'esperienza acquisita, e quindi anche in termini, parlo soprattutto anche in termini di budget, di business plan, quindi organizzarti il lavoro in modo da avere una visione a medio termine. E questo sicuramente l'esperienza passata mi ha aiutato moltissimo. Certo, la burocrazia non è stata semplice, però ci si avvale anche di professionisti o di enti che ti possono supportare. L'oreficeria è oggi un mondo prevalentemente femminile. Io ho conosciuto tante colleghe orafe con una bellissima creatività, e quindi è un mondo dove in realtà già la donna di per sé è un'attrice principale, rispetto molto di più rispetto agli anni passati sicuramente, quindi non si sentono tanto differenze, no, di genere come magari in altre professioni. Il lavoro indipendente richiede degli impegni sicuramente superiori di un lavoro con degli orari, con delle scadenze precise. Per cui sicuramente è più facile, nel senso, per me, donna senza figli, svolgere una attività imprenditoriale che mi occupa a tempo pieno, che mi occupa 24 ore al giorno, cioè è sicuramente più semplice.